Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti nel mio canale, io sono Alex e per voi oggi andremo ad analizzare Dirt Rally 2.0 per vedere se è un gioco che merita oppure assolutamente no. Partiamo subito dalle impostazioni del gioco. Abbiamo la mia squadra, il gioco libero, negozio, opzioni e bonus. Io però mi voglio soffermare sul gioco libero e sulle opzioni, quindi praticamente io metto il gioco e mi faccio la partita. Voglio vedere se il gioco merita di essere comprato o no, perché c'è tantissima gente come anche me che non ha tempo di fare la carriera di tutti i giochi possibili immaginabili che escono di corse, quindi fa semplicemente dei giochi liberi oppure delle partite con gli amici. Allora andiamo a vedere adesso il gioco libero. Abbiamo lo storico, si possono fare i rally storici, i rally classici, i rally anni 80, moderni, e più andiamo avanti e più si avvicina il bolide del presente. Ad esempio abbiamo il FIA World Rally Cross Championship, che è una cosa molto figa perché ha la licenza ufficiale, quindi ci sono tutti i circuiti presenti in realtà nel World Rally Cross Championship, quindi tutte le auto e tutti i circuiti. Una cosa molto bella perché quando hai la licenza puoi sbizzarrirti su tutte le cose proprio ufficiali, e questa è una cosa bellissima. Poi abbiamo personalizza, si possono andare a personalizzare i campionati, si può creare un campionato, quindi si può andare a scegliere direttamente quali mappe andare a usare e con che auto. E però, come vi dicevo, voglio soffermare più che altro sulla prova a tempo, che è una cosa che faccio sempre io quando faccio anche i video. L'ultimo video che ho fatto una prova a tempo. Abbiamo la possibilità di scegliere per il rally in Argentina, il rally in Australia, il rally in Nuova Zelanda, in Polonia, in Spagna, negli USA, e poi si passa poi direttamente al rally cross che abbiamo in Belgio, Canada, Inghilterra, Francia, Norvegia, Portogallo, Spagna e Svezia. Quindi ragazzi, come vedete, anche ci sono tantissime piste anche del rally cross, come vi dicevo, avendo la licenza ufficiale possono veramente mettere quello che vogliono. Andiamo a vedere ad esempio le opzioni che ci sono in questo gioco. Le opzioni di gioco ci possono essere tantissime opzioni: controllo della stabilità, controllo della trazione ABS, e tutte queste cose qua fanno sembrare un gioco super simulativo. Infatti siamo partiti da Dirt Rally, che era un gioco che è uscito per essere il gioco simulativo, il gioco di rally simulativo per eccellenza, e infatti ci è anche riuscito, perché Dirt Rally è veramente un gioco molto simulativo. Per poi passare a Dirt 4, che hanno fatto praticamente una via di mezzo, hanno lasciato un pochettino di simulazione, non ai livelli di Dirt Rally, e poi hanno messo la modalità un pochettino più arcadona, come dico io. Infatti nel gioco si poteva scegliere se mettere simulativo o arcade, ma il gioco, anche se mettevi simulativo, comunque non era simulativo al 100%, era un sim arcade anche lì. Però il gioco era molto apprezzabile, anche giocando con il pad era molto apprezzabile, e aveva anche un buon force feedback il gioco, parlando di Dirt 4. Adesso qua siamo arrivati a Dirt Rally 2.0, che si pensava fosse l'evoluzione diretta di Dirt Rally. Quindi se il gioco era nato simulativo, si pensava che Dirt Rally 2.0 era ancora più simulativo di Dirt Rally, e andiamo a vedere se è così. Quindi oltre a vedere tutte le preferenze, campo visivo, telecamera, pilota, sottotitoli e tutto, l'interfaccia, possiamo mettere l'interfaccia completa, comandi, tempestività, chiamata, copilota, ci sono tante cose da mettere anche qua. Non vado sulla grafica ragazzi, perché ogni PC può mettere una grafica diversa. Allora andiamo a fare una prova a tempo qua su Dirt Rally 2.0. mettiamo la Polonia, ho messo la Polonia apposta perché c'è asfalto liscio e terra, quindi abbiamo due superfici completamente diverse a terra. Scegliamo una pista un pochettino più corta, andiamo quella più corta, 7 km, andiamo così. Possiamo scegliere le condizioni della mappa, che sono praticamente giorno, sereno e asciutto, oppure tramonto, nuvoloso, superficie bagnata, quindi di giorno, oppure al tramonto bagnato o tutto asciutto. Noi scegliamo tutto asciutto e confermiamo. Qua si andrà a scegliere l'auto, e ragazzi, un punto forte di questo Dirt Rally 2.0 sono le auto. Ce ne sono veramente tantissime, di tutte le categorie e di tutti gli anni. Si parte qua dalla Mini piccolina per arrivare poi ai bolidi super potenti di oggi, che è la classe R5. Io voglio mettere anche la Porsche, la Aston Martin, ma io voglio mettere la Citroen
si parte. Allora ragazzi, una cosa che mi voglio soffermare tanto di questo Dirt Rally 2.0 è il force feedback. Ancora prima di iniziare vi inizio a premettere che secondo me è il peggior force feedback che io abbia mai provato. Sì ragazzi, il peggior force feedback. Non che al volante non si senta niente. Quando io faccio una curva il volante diventa un po' duro, un po' molle. Cioè la sento la macchina che la sto guidando. Però a me non serve quello. A me serve in un gioco di rally sentire tutto. Quindi quando passo da asfalto o quando passo da asfalto a terra, da terra a ghiaccio, voglio sentire il force feedback. Nella ghiaia ci sono miliardi di pietre, fammele sentire. Io voglio sentire qualsiasi cosa. Non basta che mi fai un force feedback che diventa duro o diventa un po' meno duro in base alla curva che sto affrontando e alla velocità a cui la sto impostando. A me serve sentire se un'auto ha le sospensioni da rally, voglio sentire che l'asfalto, oppure la ghiaia, oppure la terra, sicuramente ha miliardi di sconnessioni, almeno in un gioco di rally devi farmi sentire qualcosa. Invece ragazzi, quando io vado in rettilineo, e adesso andremo a vedere, su una superficie sterrata, su una superficie d'asfalto, io al volante non sento assolutamente nulla di nulla di nulla. Paradossalmente un gioco come GT Sport, ragazzi, sto prendendo il gioco diciamo peggiore tra virgolette che possa regalare una sorta di simulazione, GT Sport regala più emozioni al volante, perché quando perde aderenza la macchina si sente proprio che diventa molle il volante. Qua invece perdiamo aderenza, cambiamo aderenza da terra ad asfalto a ghiaia, io non sento assolutamente nessuna differenza e non sento nulla di nulla di nulla al volante. Ragazzi, mi sono voluto un po' soffermare su questo punto perché un ragazzo come me, che è amante della simulazione, compra un gioco come Dirt Rally 2.0 sperando che sia il gioco simulativo per eccellenza e invece si ritrova di fronte un gioco bello graficamente. È bello solo di grafica, ma è più un gioco portato paradossalmente a essere giocato con il pad. Io l'ho giocato anche con il pad il gioco e nel pad senti molte più sensazioni. Il pad vibra, vibra tutto. Quando faccio una curva, quando mi stampo contro un muro, vibra molto di più rispetto a un force feedback di un volante. E ragazzi, stiamo parlando di un gioco simulativo che si pensava fosse simulativo. Io ragazzi mi arrabbio anche un pochettino, perché non si può nel 2019 non riuscire a fare un gioco simulativo al 100%, non dico dai diciamo al 100%, al 90% me lo vuoi fare un gioco simulativo? Perché se io devo comprare un gioco di rally non simulativo, mi compro VRC. VRC è sempre stato un gioco arcade da giocare con il pad, ti metti lì, giochi per la partitina, ma un gioco come Dirt Rally, che è stato Dirt Rally, quando uscì fece gridare al miracolo perché era veramente un gioco spettacolare. Poi invece sono caduti su Dirt 4, hanno fatto il gioco, sì, dobbiamo vendere più copie e allora facciamo un gioco che va bene per tutti, e hanno abbassato il livello di simulazione. Qua hanno alzato il livello di fisica dell'auto, infatti la fisica dell'auto è fatta molto bene, però poi a livello di force feedback non si sente veramente nulla di nulla di nulla. Adesso andremo a vedere. Allora ragazzi, siamo qua a bordo di questa Citroen. Questa qua è la visuale interna, che non si vede il volante. Questa qua è la visuale che si vede il volante. Quella da fuori, classica da fuori, ancora più da lontano, e poi abbiamo quella che non si vede niente e quella dal cofano che uso io. Adesso partiamo subito e vediamo subito le sensazioni di questo force feedback che vi dicevo. Frena a mano, 5, 4, 3, 2, 1, via. Piatto sinistra, 50, 6 destra, allora qua siamo su asfalto, sinistra, passiamo sulla terra 50, e non sentiamo nessunissima differenza. 80, il volante diventa un pochettino duro quando salto, si fanno 50, le curve. Qua ad esempio ci sono tantissime sconnessioni di questo asfalto, salto, se si è sentito niente, curva a destra, il volante diventa un pochettino più duro. Ricordo ragazzi, qua siamo su terra, non si sente niente, niente di niente di niente al volante. Io sto giocando, ma devo anche percepire qualcosa al volante. Quando ci sono i salti il volante diventa un pochettino più duro, quando faccio le curve diventa un pochettino più duro, ma tutte le sconnessioni che ci sono qua nella terra non si sente niente ragazzi, assolutamente nulla. È questo che manca in questo gioco qua, perché graficamente lo vedete, è bellissimo, fatto molto molto bene, però io
voglio anche sentire 4 qualcosa destra, al volante. Se no, 50. Penso poi che sia un gioco fatto, e lo penso, più che altro per vendere più copie, perché si adatta anche a gente che non ha il volante. È meglio fare, secondo loro, qualcosa che va bene per tutti e vendere più copie piuttosto che fare per una nicchia di persone che amano i giochi simulativi. In 4 sinistra lunga, in 1 destra apre lunga. Detto, ragazzi, adesso siamo passati qua in mezzo a tutte queste curve, adesso si passa di nuovo su asfalto. Adesso lasciate che sono andato un pochettino fuori. Siamo passati su asfalto. E cosa sento io? Più di diverso, siamo passati da terra ad asfalto. Sentivo solo il rumore nelle orecchie del suono che non ci sentiva quelle petroline. Però a livello di feedback non sento veramente nulla. Non voglio prolungare più di tanto a giocare per farvi vedere cosa si sente al volante, perché tanto veramente non si sente nulla di nulla di nulla. Neanche la sensazione che si passa da terra all'asfalto si sente, purtroppo, e spero che facciano dei miglioramenti con qualche patch. Purtroppo il gioco, se doveva essere un simulatore, per quanto mi riguarda, per quello che sono le mie esperienze a livello di giochi simulativi, qua siamo sul 70% di simulazione e 30% no. Mi spiace, ma un gioco di rally come questo si pensava che fosse almeno sul 90-95% di simulazione. Paradossalmente, come vi dicevo prima, un gioco che si gioca su asfalto come può essere Gran Turismo Sport si sente molta più roba al volante rispetto a Dirt Rally 2.0. Mi spiace, ragazzi, perché il gioco merita tantissimo, perché è molto bello, molto ricco di opzioni, tante auto, il rallycross è fatto bene, però poi a noi amanti della simulazione, che cos'è che vogliamo? Che cos'è che vogliamo noi? Sentire le sensazioni di quello che vediamo qua nel volante. E purtroppo Dirt Rally 2.0 non ce l'ha. Ragazzi, per oggi il video è finito. Spero che vi sia piaciuto questo mio esposto di Dirt Rally 2.0, di questa mia critica che faccio agli sviluppatori di questo gioco, che mi ha un pochettino deluso a livello simulativo, più che altro a livello di force feedback. Iscrivetevi al mio canale, vi raccomando, attivate anche la campanellina. Vi ricordo anche di mettere un polliciozzo in su se vi è piaciuto il video, se vi piace il canale. E ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao!